E buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qua di nuovo su Transport Fever 2 e siamo qui nella solita mappa di Usedom. L'ultimo episodio abbiamo collegato l'aeroporto alla stazione appunto di Albeck. Oggi direi di appunto, come sembra che l'abbiamo notato dallo scorso episodio, che Albeck aveva il problema che la stazione viene vista solo in questa zona qua, di fare un collegamento autobus per tutta la città. Quindi mettiamo una bella autostazione che adesso troviamo. Ci mettiamo questa qua. Mi piace perché è leggermente in salita. Ok, così è dritta. Bene, qui abbiamo il terminal. Ora mettiamo le stazioni, le fermate. Ci mettiamo questa qua. Una qua, e poi direi che qui possiamo concludere il giro facendo così, così, e poi facciamo una stradina che si collega qua, così si può girare tranquillamente qui. E che sta la prima linea. Uno. E questa è la prima linea che fa così, e poi facciamo una che fa così e va di qua. Possiamo mettere questa qua. Magari se è doppia? No. Singola, ok. Questa qua. 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 Così facciamo la seconda invece che va colore identico di mio. Tac, no, ho sbagliato. Qua, così, 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 così. Così togliamo anche di là. Bene, e qua facciamo quindi Albeck bus 01. Ehi, Albeck bus 02. Perfetto. E abbiamo quindi il trasporto in questa città. E se no che io non voglio fare troppi depositi, ne metteremo uno appunto in questa città qua. Quindi depositi, mettiamone anche uno che sia carino. Magari se vogliamo fare una zona industriale qui, possiamo costruire a questo punto questo qua, deposito di Amazon, il magazzino Amazon. Magari qua facciamo una zona industriale. Così, così ci possiamo fare la zona industriale qui. Così si fa il magazzino Amazon come, non so, come deposito sicuro, si sfrutta per fare questo.
Mettiamo gli autobus, quindi. Passeggero. Cosa che non avevo mai visto. Metterei tipo questo qua, ne metterei 5 per quella lì, questa qui. E poi metterei... aggiungo di questi qua, tipo questo qui, 4, 5, per fare adesso la seconda linea. Eccoli qua. Non è male così. Bene, così ora tutta la città è collegata e la stazione appunto è collegata ovunque. Si può vedere così che tutta la città è collegata bene. Infatti qua è tutto rosso perché non c'è nulla che collega con i trasporti pubblici. Perfetto. Qua ho termini separati, perfetto, sì. Ottimo. Non ho già dei passeggeri che vogliono andare all'aeroporto, ottimo. Dov'è l'aereo? Vediamo se c'hanno dei passeggeri. Un passeggero, cioè. Non su questo, su questo qua, che torna indietro. Perfetto. Ok. Prima città collegata e siamo a posto. Bene, prima collegata, prima città collegata, siamo a posto, quindi tutti i collegamenti vanno bene e via. Ora dobbiamo fare il collegamento con la seconda città. Quindi, innanzitutto direi di mettere... Anzi, facciamo così. Oggi abbiamo messo qui gli autobus. Aspettiamo che viaggiano un po', si muovono un po', vediamo un po' come va l'aspetto passeggeri, se aumenta o diminuisce nella stazione. Ora passiamo a un'altra città, passiamo qua, perché pure qua gli autobus non è che siano tanto sviluppati. Vediamo quante linee abbiamo in questa città. Due. Kaminke. Bus. Ce ne abbiamo su Kaminke. Abbiamo solamente due bus e due treni che passano per Kaminke. Vediamo un po' come siamo collegati qua. Ok, abbiamo il verde, abbiamo una zona rossa qua su e una zona rossa qua giù. Allora, qua giù direi che possiamo assolutamente fare un bell'autobus. Poi possiamo proseguire qua con la strada, mezzo agli alberi, e collegarla poi qua giù. Tanto qua, purtroppo qua c'è questo problema, non si può risolvere, l'ho già provato. E poi possiamo mettere una bella fermata dell'autobus che arriva fino a qua. Ok, con questa fermata qua vi faccio vedere ora. Questa qui. Con la Nuova 1920, mettiamo così. 1980, ok. Così che appunto qua si mette qui. No, cosa ho fatto qui? Qui premiamo. Così intanto almeno può girarsi l'autobus per tornare indietro. Quindi così. Qua facciamo ancora un po' così c'è più una curva un po' più naturale. E così appunto l'autobus si può girare qua per tornare indietro. Mettiamo questa fermata qua. Facciamo passare di qua. Passa qui. Facciamo entrare prima qua dentro.
Così intanto lui fa il giro qua dentro, c'è il porto qua. E l'autobus appunto vi faccio fare il giretto qua dentro prima. Entra qui. Poi va di qua. Poi va qua. Poi va qua. E poi qua giù c'è l'ultima fermata. Non ci metteremo un autobus chissà quanto grande, nel senso per una fermata così. Poi ok, qui. Poi qui. E poi andiamo su di qua, ci giriamo qua. Torniamo indietro. Poi qua invece lo facciamo sempre passare di qua e poi lo facciamo rientrare, così diventa Kaminke. Ah, Kraink, ok, Kaminke. Boost 03. Così abbiamo una terza linea di autobus a Kaminke, tanto qua abbiamo il deposito. E ci mettiamo un autobus piccolino. Direi che possiamo metterci tipo questo qua. Un bacchino in bus dell'ATAC. Ne mettiamo due. Tac. Che non è troppo grande. È dell'ATAC. Questo qua che è autobus dell'ATAC Roma. E a posto così. Almeno abbiamo già tutta questa parte qua collegata. Come colleghiamo questa parte qui? Vedete che c'è una montagna. Oltre magari a poter fare l'autobus, potremmo fare magari una, che ne so, una seggiovia o una cabinovia che va su di qua. Non è male come idea, oh. No, è troppo complessa secondo me. Innanzitutto portiamo giù questa strada. Ok, facciamo passare qua sotto il ponte. E poi lo facciamo andare di qua. Perché non so, qua se facciamo la cabinovia, se arrivare qua sotto, cioè nel senso molto semplice, possiamo anche provarci. Una semplice seggiovia, magari, proprio semplice semplice. Sì, dai, possiamo provarci, dai. Mettiamo qua la... Mettiamo a monte, prima quella di nel monte. Così. Building grid. Possiamo metterlo. Qua, così. Ci mettiamo quella di monte. Queste linee bianche sono le guide per costruire poi appunto la stazione di valle. Lagga un po' perché deve costruire queste linee infinite in tutta la mappa, quindi lagga un po' per questo motivo, non preoccupate. E poi togliamo queste qua. E mettiamo il depot 4. Questo qua, ecco. E la mettiamo proprio in centro, tac, così. E poi
Sì, un po' brutta questa. Aspettatemi di configurare la stazione. Roof 2, esatto, perfetto. Così più bella. Ora, per poter andare avanti, andiamo a costruire questo palo qua, che abbassiamo completamente a 15 metri e lo costruiamo proprio in mezzo a qui. Tac, vedete? Poi lo alziamo al prossimo step, 22 metri e mezzo. Tac. Qui. Qui. E poi pian piano ci alziamo sempre di più, perché andiamo poi ad arrivare qua, dove lo mettiamo a 15 metri, dove poi scendiamo. Questo qua forse si può anche togliere e si può avvicinare questo qui con un palo di 22 metri e mezzo. Ok, perfetto, quindi qua. Perfetto, si fa un po' di pulizia degli alberi e poi togliamo la guida. Così, no. No. Così abbiamo i pali tutti quanti allineati. Ok, colleghiamo, ora mancano i binari, quindi colleghiamo con i fili che sono qui. Ok, devono sembrare anche un po' naturali i nostri fili, perché non puoi fare i pali troppo vedete, siano troppo di slivello, perché sennò poi c'è il rischio che, a parte tipo qua, è veramente molto bassa questa fermata qui. Non capisco perché l'ha fatta così bassa. Ok, perfetto. Minchia. No. Storta. Devo togliere un attimo. Ops. Non dovevo forse farlo. Qua così. Dritta, perfetto, almeno non è profonda, mio, perché sennò veramente si sprofonda nel terreno, sembra. E qua ricostruiamoci sta strada, porco cane. E ci facciamo il collegamento con questa qui, così la gente va qua a piedi. Il binario, finiamo di costruirlo, tac, su. Su, su, qui, e poi chiudiamo qua il cerchio. Così abbiamo il collegamento dalla valle al monte con la funivia. Mettiamo il collegamento pure qua, perché sennò poi è inutile questo che abbiamo fatto.
Così qua è collegato tutto quanto con la funivia. Così abbiamo tutto quanto collegato, sì, tranne la casettina qua sotto che si vuole male. Ci facciamo la linea, quindi passeggero e passeggero, dobbiamo premere, vedete che ruota. Mettiamo Caminche funivia 01. E poi ci compriamo i mezzi. Che ovviamente bisogna andare nelle unità multiple e poi metterla qua. Prendiamo la seggiovia. Oh. O una cabinovia. Ci mettiamo una seggiovia. Ne prendiamo 4. E la mettiamo su, perfetto. Così arriva, carica le persone. E va su. Perfetto. Tanto li mettiamo finché appunto ci stanno nel percorso, perché tanto alla fine deve essere un percorso pieno questo qua. Finché non arriva giù questa, la prova, finché non arriva giù una, noi continuiamo a tirare fuori dal garage. Così si riempie il percorso, continua a essere circolare all'infinito, continua a esserci seggiovie. Che è brutto che ci siano dei buchi, no? Cioè. Teoricamente adesso forse dovrebbe bastare, vediamo. Dovrebbe bastare così, esatto. Così questa chiude e parte e arriva subito l'altra. Perfetto. Così abbiamo le seggiovie che prestano servizio perché, diciamo, per collegare il nord della città. E se no che abbiamo l'autobus che fa una linea particolare. 4 a 5, magari possiamo fare 5, che si ferma qua. Perfetto. La quinta fermata qua giù. Perfetto. Quattro, cinque e 6, così la gente scende dall'autobus e va su la seggiovia. Bene ragazzi, io con oggi qui ho concluso. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, commentare se volete commentare, iscrivervi al canale se avete ancora fatto. E niente, vi ringrazio tanto per essere qui con me e ci vediamo al prossimo episodio.